In collegamento telefonico da Milano abbiamo Antonio Di Pollina, giornalista della Repubblica, che ha scritto un bellissimo e significativo articolo dedicato al nostro amico e collega Giuseppe Lavenia. Il titolo è Restituiteci Lavenia, è un articolo per sottolineare non solo la professionalità di Giuseppe, ma anche per dire che oggi il Covid deve essere raccontato senza sensazionalismi. È così, Antonio? Sì, è giusto e lui lo ha fatto da subito, ma soprattutto è entrato nelle case nel momento più terribile, perché allora davvero non si capiva nulla di cosa stava succedendo con il Covid, appunto, è entrato in milioni di case con il tono giusto, con l'impegno giusto, con la passione giusta, girando nei posti più pericolosi del mondo in quel momento. E quindi qui ci siamo affezionati tutti, per dire, e ho voluto appunto in questa rubrichetta che faccio per tenere su un po' il morale di questi tempi, parlare anche di lui. Ecco, alla fine dell'articolo tu dici speriamo che Giuseppe ritorni dalle nostre parti, soprattutto a Codogno, perché lo vogliamo abbracciare, giusto? Mi piacerebbe moltissimo che questa vicenda, questa pessima vicenda, finisse in quel modo. Cioè lui che torna dove era cominciato tutto e annuncia e festeggia, e a quel punto probabilmente ci si può davvero abbracciare, e il primo che tutti qui andiamo ad abbracciare sarà lui. Senti, per concludere, come i giornalisti oggi debbono raccontare il Covid, sai che siamo un po', diciamo, nel mirino di tantissime persone, non sono mancate le aggressioni, come sai. Beh sì, è chiaro che una situazione di questo genere innesca tensioni di ogni tipo ed è per questo che è ancora più fondamentale che soprattutto nel posto centrale dell'informazione nazionale che è il TG della RAI, il TG1 in particolare, anche se qui lo abbiamo apprezzato molto anche nei TG regionali che sono nel TG della Lombardia che è molto molto seguito, ci deve essere qualcuno che comunque tiene la barra del timone nella direzione giusta. Giuseppe lo sta facendo, adesso l'hanno spostato a Napoli. Insisto, sarà una bella e grande festa quando tutto finirà e speriamo di esserci davvero tutti a festeggiare e ad avere voglia di farlo. Chiudiamo con una frase rivolta a Giuseppe. Cosa vuoi dirgli oggi? Beh, gli direi assolutamente di continuare così, ma sono assolutamente convinto, proprio per vedergli azzeccare tutto a ogni collegamento e soprattutto metterci la passione giusta, gli direi di continuare così.